No, certo, va bene. Non ti preoccupare, stai tranquillo. Ehi, ragazza. La mia borsa. Amore, prendila con me. Dio mio, come fa a coprirmi così? Dio mio, devo organizzare tutto questo. Prima che arrivi, non può sapere che è una farsa. O non può scoprirlo. Ehi ragazzo, restituisci questa borsa, finalmente l'ho presa. Per favore, non fare nulla contro di me. Dimmi, allora perché l'hai fatto? Qualcuno ti ha mandato a prendere questa borsa, è così. L'ho fatto per attirare la tua attenzione. Volevo dirti qualcosa di molto importante. Per me? Ma non mi conosci nemmeno. Va bene, ma cosa vuoi dirmi? Sì, tu sei mio padre. Ah, ma come? Cosa vuoi dire? Ehi! Che sta succedendo qui? Ridammi la mia borsa. È meglio che chiami la polizia per lei, amore. Non dovresti parlare con questo tipo di persona. No, amore mio, è solo una bambina. L'ha fatto per attirare la mia attenzione. Anzi, ha detto che io sono il padre di lei. Padre di lei? No, deve essere uno scherzo. Non è possibile. Vuoi credere a questa bambina? Guarda lo stato della ragazza. Penso che non abbia nemmeno una casa. Vuole sicuramente soldi. È solo questo che vuole. No, non voglio soldi. Amore mio, guarda, dimentichiamo tutto questo. Andiamo a casa. Non ci sentiamo molto bene, sai? Aspetta, amore mio, se la ragazza sta dicendo che io sono il padre, devo sapere, non è proprio così. Amore, davvero? Dobbiamo andare a casa? Penso che devo chiamare la mia infermiera. Non mi sento bene, davvero. Va bene, amore mio, tutto bene, cosa vuoi che faccia? Amore mio, non vuoi andare ora. Fammi un favore, vai in macchina, prendi un dolce. Ho bisogno di reintegrare il glucosio. Va bene, vado a prenderlo. Va bene? Ascolta qui, ragazza, non so chi sei né da dove vieni, ma smettila di disturbarci, altrimenti chiamerò la polizia per te. Va bene, per favore, ma non chiamate la polizia. Allora vattene subito. Guarda, ho trovato solo questo in macchina. Grazie, amore mio. Sai, non mi sento molto bene oggi, sai. Penso che sto anche iniziando a sentire dei desideri. Va bene, tesoro, ma la ragazza, dov'è? Ah, amore mio, non lo so. È scappata di corsa? Niente. Vive per strada, no? Probabilmente si è disperata per la situazione. Sì, probabilmente. Ok, ma allora come stai? Stai meglio? Vuoi andare a casa? Vuoi andare dal medico? No, penso di essere già migliorata. Andiamo a casa, vero? Sto già molto meglio. Sei sicura di stare bene? Non vuoi andare dal medico? E il nostro bambino, come sta? Va tutto bene, va benissimo. Ora andiamo, no? Andiamo. Amore mio, cosa è successo? Ti ho cercato ovunque. È che lui è mio padre. Come sarebbe tuo padre? Spiegami. L'ho visto con una donna e lei si stava toccando la pancia fingendo di essere incinta. In realtà non era nemmeno incinta, perché loro nemmeno mi consideravano, capisci? Oh mio amore, ora capisco. Perché tua madre non ha mai voluto che conoscessi tuo padre. Eloisa, voglio che tu capisca una cosa. La nostra situazione non è facile, ma sappi che lavorerò sempre molto affinché non ti manchi mai nulla. Lei sta mentendo a lui, non penso che sia giusto. E ha detto di non stargli vicino. Purtroppo tuo padre non sa nemmeno che esisti. Lasciamo perdere, non possiamo cambiare questo. Continuiamo con la nostra vita. Andiamo, amore mio. Meno male che siamo già arrivati, vero? Mi sentivo male dove passa lei. Non pensi che tu e il bambino dovreste riposare, amore mio? Penso che sia meglio così, amore. Vado in camera, va bene? Va bene, tesoro. Resterò qui a risolvere cose lavoro. Ci sono molte cose in sospeso. Va bene, amore. Bacio, vado a riposare. Bacio. Perché non riesco a smettere di pensare a questa ragazza. Il suo volto mi ricorda qualcuno, ma chi? Sami, certo, mi ricorda lei, il grande amore della mia vita, la persona che ho amato di più. Cavolo, eravamo così felici. La nostra relazione stava andando così bene. Era così bella, perché questa ragazza le assomiglia. Tanto, sarà sua figlia. La ragazzina ha detto che ero suo padre, allora. No, 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 devo scoprire la verità, perché ha detto che sono suo padre. Vado dietro di lei. Ehi, ehi, ehi! Aspetta, aspetta, calma, ho davvero bisogno di parlare con voi. Papà, mi hai trovato? Sì, mia figlia, ti ho trovato. Ehi, ehi, cosa c'è che non va con te? Lasciaci in pace. Calma, calma, ti ho detto, ho bisogno di parlare con voi. Ma non ti conosciamo nemmeno? Oggi mi ha cercato e ha detto che io sono il padre. Non è vero, ragazzina. No, ti ha. Sono confuso, tutto qui. Ma sappi che mi ricorda molto una persona. Il suo nome era Sammy ed è stato il grande amore della mia vita. Dov'è? Raccontami. Posso dirti cosa le è successo? Ah, mia piccola, non sai quanto fa male non poterti curare. Non ce la farò, mia figlia. Ti amo.
molto... Bene, amica mia, non dire così. Sono sicura che ti riprenderai. E per Dio, nulla è impossibile. Non ho soldi per pagare i medicinali. Prenditi cura di lei per me, per favore. Prenditi cura di lei per me, per favore. È l'unica cosa che ti chiedo. No, no, Sami, stai calma. Posso prendermi cura di lei, ma sono sicuro che migliorerai, sì? Ti chiedo una cosa. Non lasciare che suo padre si avvicini a lei? E così è successo. Dopo il parto, lei non ce l'ha fatta. E mi ha chiesto di prendermi cura di Eloisa. Non posso crederci, quindi sei davvero mia figlia. Sì, papà, il mio desiderio è sempre stato conoscerti. Ho sempre saputo che sei mia figlia, da quando ti ho conosciuta. Guarda, sappi che non ti lascerò portare via Eloisa da me. No, no, voglio solo conoscere meglio mia figlia. Puoi spiegarmi cosa stai facendo qui e anche questa ragazza? Bene, Susanna, questa è mia figlia. L'ho appena scoperto e lei è di un vecchio matrimonio. E questa ragazza si prende cura di lei da quando la mia ex moglie se n'è andata. Cosa? Ma io non voglio, figliastra. Non hai bisogno di un altro figlio. Sai benissimo che sono incinta. Amore mio, non parlarle così. Anche lei è mia figlia. Padre, voglio mostrarti una cosa. La pancia finta. Che cos'è questo? Tutto questo tempo mi hai ingannata. Non posso crederci. Susanna, non sei altro che una bugiarda. Voglio che tu esca dalla mia vista adesso. Ma amore mio... Nient'altro. Vai via, figlia mia. Ti prometto che d'ora in poi mi prenderò cura di te e ti ricompenserò per tutto quello che hai fatto.